Oggi facciamo una deliziosa ricetta con un vecchio cavolfiore. Prendete un cavolfiore di media grandezza, tagliate la base in questo modo e mi raccomando le foglie non vanno buttate, qui nel canale trovate delle ricette buonissime per utilizzarle. E andiamo a separarlo in questo modo. Dove c'è un pochino di nero sopra basta grattare così con un coltello e va via, e usiamo proprio tutto quanto il cavolfiore, non si spreca niente. Acqua che sta per bollire tuffiamo all'interno di uscinette di cavolfiore e le facciamo cuocere per circa 10-15 minuti o il tempo necessario a farle diventare belle morbide. Scoliamo le cimette di cavolfiore e le mettiamo all'interno di una bacinella. Sempre nella stessa acqua vado a mettere le foglie del cavolfiore, che mangerò semplicemente questa volta ripassate in padella con un po' di peperoncino e del pane. Con una forchetta andremo a schiacciare il cavolfiore, che come potete vedere è bello morbido. Cavolfiore schiacciato, aggiungiamo un uovo medio, abbondante pepe nero, farina 00, 3 cucchiai. Ora mescolo il tutto con le fruste, perché così riesco a ottenere un composto più omogeneo. E se mi conoscete bene, cosa non può mancare nelle mie ricette preferite? Il formaggio, quindi un bel cucchiaio di pecorino romano. Anzi, facciamone due, va? Così è più saporito. Un'ultima mescolata. Basta, è pronto. Ecco qua, questa è la consistenza, vedete? Versiamo metà del composto di cavolfiore all'interno della pirofila, così, e distribuiamo bene e farcite lo sformato con quello che preferite. Io vado a utilizzare il classico prosciutto cotto e formaggio, che mi piace molto, ma volendo potete farlo anche in versione vegetariana. Se lo volete fare vegetariano vi consiglio di insaporire ancora di più l'impasto, magari con un po' di spezie di vostro gradimento, insomma. E qui ragazzi, che vi sto a dire le quantità, cioè ognuno mette quanto ne vuole, no? Quello che mettete qua poi lo ritrovate, quindi se fate i tirchi, poi un pochino di provola anche, che a me piace molto, provola affumicata, la taglio a fettine, ma potete anche grattugiarla. È una ricetta velocissima, molto molto semplice, la potete preparare la mattina e lasciarla in frigorifero, poi la sera basta infornare e avrete la cena pronta. E che scena, perché è super golosa. Copriamo con quello che è rimasto qua, distribuiamo bene bene, una spolveratina di pan grattato, un altro po' di formaggio, perché si sa, io sono troppo golosa dei formaggi, quindi abbondo. Mettete fiocchetti di burro oppure olio d'oliva. Oggi uso l'olio perché ho finito il burro, altrimenti avrei messo burro e olio tutte e due, perché non bisogna discriminare nessuno. E ora via in forno, ragazzi. 15-20 minuti in forno ventilato a 200 gradi e questo è il risultato. Ora tagliamo. Morbidissimo, ragazzi.
anche Piero la vuole, però è bollente e non gliela posso dare. E vi faccio vedere una ricetta che ho preparato per Piero con gli scarti. Ho semplicemente lessato gli scarti del cavolfiore, le foglie tritate, poi le ho mescolate con patate e ricotta. Quindi un'altra idea per usare le foglie è quella appunto di fare un purè di patate e aggiungerle. Ora vediamo se lo gradisce. Va bene per te? Purè di patate con le foglie del cavolfiore? Ricotta anche? Io non ho neanche fatto il purè, ho soltanto schiacciato le patate lesse con un filo d'olio, poi ho aggiunto un bel cucchiaio di ricotta buona, è importante che la ricotta sia buona, e le foglie del cavolfiore, ma vanno bene anche le foglie dei broccoli.